Quella del bar tabacchi Polvere di Caffè a Sant'Orso di Fano sembra una spirale di orrore senza fine. Furti a ripetizione con una cadenza che ha dell'incredibile. Siamo arrivati all'11° con quello dell'altra notte, messo a segno tra la 1 e le 5:30 del mattino. Una devastazione, oltre che materiale, anche morale. Una vita, quella di Paolo Marcantonini e sua moglie, sull'orlo della crisi, oltre che di nervi, anche aziendale. Ed infatti, più che un colpo, una mazzata come quella di ieri notte rischia di mettere la parola fine all'attività commerciale, perché il o i malviventi, presumibilmente una batteria dalle 3 alle 4 persone, stando secondo i modus operandi conosciuti, ha letteralmente distrutto tutto quello che era possibile distruggere nel locale. Non so se questa volta riusciremo a rialzarci, le uniche parole che Marcantonini riesce a pronunciare oggi. Per il resto, parla ciò che è rimasto del locale, ben poco. Oltre ai danni alle strutture, come sempre sono le slot machine e le cambie soldi, l'obiettivo prediletto dei banditi. Qui ne hanno asportate e sradicate ben 4 e portate in un campo vicino per essere poi saccheggiate. Divelta anche la cassa, che ha fatto la stessa fine, e l'impianto di videoregistrazione con le immagini della reazia, sradicato di forza e portato via. Ma anche il magazzino delle sigarette è stato toccato, diciamo così, dove per arrivarci hanno sfondato addirittura il muro del bagno e poi gratta e vinci e altro materiale. Difficile fare la conta dei danni, ma volendo fare una stima approssimativa, i titolari la valutano intorno ai 20.000 euro.